proprio Luca Fainello ha illustrato ai nostri microfoni il senso e la finalità di questa iniziativa di solidarietà. Questo concerto servirà per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, in particolare il comune di Moglia, al quale siamo molto legati. Come è nato il vostro impegno proprio per Moglia? Subito si è sempre parlato del terremoto in Emilia, ma la Lombardia era stata un po' dimenticata. Sì, diciamo che appunto il progetto è nato appunto per questo, perché si è sempre parlato di Emilia. In realtà la bassa Lombardia, ma anche il basso Veneto, sono stati duramente colpiti dal terremoto, quanto è stato colpita l'Emilia. Era giusto far sapere alla gente quello che è successo e i disagi che ha creato questa calamità naturale, in questo caso nel comune di Moglia. Noi abbiamo dato un piccolo contributo per sensibilizzare, abbiamo già comunque fatto tante manifestazioni nel corso dell'estate per il terremoto, visto che siamo stati colpiti di riflesso anche noi. Il terremoto è sentito tantissimo anche a Verona, e comunque anche il basso Veneto è stato molto colpito, e quindi ci sentivamo moralmente in dovere di aiutare tutte le popolazioni colpite, e lo continueremo a fare. Musica quindi come veicolo alla solidarietà e al sostegno nei confronti di chi si trova in una situazione di difficoltà, ma senza dimenticare naturalmente l'aspetto artistico dell'iniziativa. Arriviamo a Mantova con questo spettacolo in trio acustico, per noi qualcosa di singolare, nel senso che abbiamo riarrangiato tutti i brani e ripercorriamo anche molte canzoni e molti artisti che hanno fatto la nostra storia e che hanno influenzato la nostra carriera. Quindi porteremo per i terremotati di Moglia questo nostro nuovo spettacolo, appunto Acoustic Trio Sonora. Il tour proseguirà, ci sono altre date, la più vicina in zona è appunto il 2 di febbraio al Teatro Astra di Verona, giochiamo in casa lì. Il ricavato del concerto, organizzato in collaborazione con On Air Production e Teatro Sociale e col patrocinio del Comune di Mantova, sarà destinato alla ricostruzione delle scuole di Moglia lesionate dal sisma.